Secondo la leggenda, fu Enea, il figlio di Venere, a dare origine alla stirpe che fondò la città di Roma. Infatti, come racconta Virgilio nell'Eneide, Enea fuggì da Troia in fiamme ed esule partì alla volta di una terra lontana con il padre Anchise sulle spalle e il figlio Ascanio. Enea raggiunse le coste laziali, dove sposò Lavinia, figlia del re dei Latini, dando vita alla stirpe troiano-latina. Successivamente il figlio di Enea, Ascanio, fondò la città di Alba Longa nei pressi del monte Albano. La storia inizia nell'antichissima città di Alba Longa, secondo la leggenda fondata da Iulo, figlio di Enea. Passano le generazioni e sul trono di Alba Longa c'è il buon re Numitore, che però viene deposto da suo fratello, il crudele usurpatore Amulio. Amulio costringe Rea Silvia, figlia di Numitore, a farsi vestale con obbligo di verginità. L'obbligo viene aggirato dal dio Marte, che miracolosamente si unisce a Rea Silvia mentre lei giace addormentata presso una fonte. Così vengono generati Romolo e Remo. Dopo il parto, Amulio fa incatenare Rea Silvia, che ha infranto il voto di castità, e si sbarazza dei due gemelli neonati ordinando che vengano abbandonati nel fiume Tevere dentro una cesta. Una cesta abbandonata nel fiume a monte scivola proprio in questa palude, lontana dai vortici della corrente, e si appoggia sulla riva. Nella cesta ci sono due gemelli, attorno a loro nessuna voce umana, solo le voci della natura. Soli e spaventati strillano. E una lupa, che ha la tana in una grotta alle pendici del Colle Palatino, attirata dalle urla, scende a cercarli e li trova. Per un miracolo materno non li uccide, li allatta, salva loro la vita. Dopo che la cesta si è arenata nel velabro e dopo il primo soccorso della lupa, Romolo e Remo vengono raccolti dal pastore Faustolo, che assieme alla moglie Acca Larenzia alleva i gemelli. Più tardi, giovanissimi, Romolo e Remo vengono a conoscenza della loro vera identità. Abbattono lo zio Amulio, restituiscono il trono al nonno Numitore e liberano la madre Rea Silvia.